Il progresso bussa alle porte della Rhodesia. La compagnia del ferro e dell'acciaio ha inviato a Radcliffe e i suoi esperti per studiare il piano grazie al quale il paese sarà presto in grado di produrre tutto l'acciaio di cui ha bisogno. Accanto ai moderni altoforni, i sistemi preistorici. Il forno alimentato da mantici di pelle di capra. Per la lavorazione del ferro nei villaggi della Rhodesia, il calendario va indietro di alcuni secoli. Ma la vita bisogna prenderla allegramente. E mentre i giovani ballano, i vecchi suonano gli strumenti tradizionali. Mezza zucca dissecata basta per le esigenze di queste orchestre locali. E chissà che domani le zucche non riscuotano enorme successo anche nel campo della nostra musica leggera. Se già non ne ha riscosso abbastanza.